Dov'è che vai? No, lascia stare la telecamera. Lascia stare la telecamera. Un fuori onda. Un fuori onda. No, non far vedere il culo, però, dai. Hi guys. Bentornati in questo sabato di marzo. La primavera ormai è alle porte. La primavera ormai è alle porte, anche se oggi è un po' nuvoloso e freddolino. Oggi volevo fare il video, l'avete già capito dal titolo Viaggiare con YouTube. Prima di iniziare volevo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato al sondaggio e con il 45% dei voti ha vinto, praticamente sta arrivando un gatto, praticamente, ciao bello, praticamente ha vinto la vostra curiosità sui miei canali preferiti di viaggio e quindi vi darò la classifica dei miei primi tre canali di viaggio su YouTube. È arrivato il gatto, vi faccio vedere. Ciao, saluta, saluta. Torniamo a noi. Sì, un po' educato, non far vedere il culetto. Tanto mi viene da ridere che proprio c'ha il culo lì davanti a voi. Dai, spostati. No, 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 che fai cadere la macchina fotografica. Via la coda, che sennò mi copri. Dai, salta giù. Se uno dei partecipanti a questo video, dei miei favoriti, dovesse vederlo e ricevere le mail da YouTube che sto usando delle vostre clip, è solo per far vedere ai miei amici i miei canali preferiti. Quindi vedetela come una pubblicità gratuita. E sempre, se volete fare una collaborazione con me, per qualsiasi cosa, contattatemi. Io sono sempre disponibile. Iniziamo, però facciamo così. Prima di iniziare, avviciniamo un po' la faccia. Primi tre che mi piacciono. Allora, i primi due non avevo dubbi, proprio il secondo e il primo, senza neanche doverci pensare, sapevo già quali erano. E il terzo invece ho avuto qualche dubbio, non perché non sapevo qual era, ma perché ne avevo due e allora li ho messi tutti e due. A pari merito, al terzo posto abbiamo Lorenzo Baroni, che è un ciclista che viaggia, gira il mondo in bicicletta. È appena partito da 2 settimane dalla punta più a sud dell'Africa, pedalerà per 29.000 km fino ad arrivare nella parte più a nord-ovest della Russia, quindi sullo stretto di Bering che si affaccia sugli Stati Uniti, e durata del progetto circa 400 giorni ed è appena partito. Una sfida molto particolare. Sulla stessa lunghezza d'onda, l'altro canale a pari merito è Mattia Miraglio, che ha camminato tantissimo, ha pedalato tantissimo. Adesso, dopo un po' di sosta, ha riniziato a fare video. Lui si trova nel deserto, mi sembra in Arabia Saudita, che lo sta attraversando con la Jeep, ha comprato una Jeep, quindi anche lui sta ritornando. Sia Lorenzo che Mattia non sono molto, non erano ultimamente molto presenti su YouTube, però i video che fanno sono molto interessanti perché sono delle cose diverse, sono delle sfide. Camminare per tutto il deserto australiano piuttosto che fare la biciclettata in Siberia, potete capire che non è cose che possono fare tutti, quindi per questo loro sono sul podio di gradimento per quanto mi riguarda. Thank you.
al secondo posto, probabilmente è il numero uno in Italia, che però per me è solo il secondo posto, dopo vi spiegherò perché, che è Niccolò Balini. Due canali per lui, Human Safari, che ormai però è quasi morto come canale, penso, perché pubblica forse un video ogni 6 mesi, 8 mesi. Invece il suo secondo canale, come lo chiama lui, Niccolò Balini, è molto attivo perché ogni settimana c'è un video che di alta qualità. Niccolò ha questo pregio, oltre ad essere simpaticissimo, mi fa morire quando ride, la sua risata è fortissima, e anche è molto bravo a fare le riprese, usa delle attrezzature professionali, infatti si vede la qualità dei video. E la cosa bella dei video di Niccolò è che comunque che ogni video è un paese diverso, ma anche un continente diverso, un qualche cosa diverso. Poi lui è, anche se è giovanissimo ancora, è il papà, è il papà dei viaggiatori YouTuber italiani, perché se andate a vedere il suo canale Human Safari, in descrizione poi metto ovviamente tutti i canali, se andate a vedere Human Safari, i primi video che faceva lui 8-9 anni fa era un bambino praticamente, ed è stato il primo in Italia a portare i viaggi sul tubo, quindi numero uno, il papà di tutti noi, grazie Niccolò, che hai fatto un grandissimo lavoro. Veniamo al primo posto. Chi mi ha incontrato in giro per l'Italia sa, perché ci eravamo scambiati delle opinioni, no, sui canali dei viaggiatori che ci sono su YouTube. E al primo posto c'è un canale che mi ha fatto conoscere Paolo ed Angela, che è Ricordati il Giacchetto. Carino anche il nome. Loro non sono molto costanti, adesso sono in Sri Lanka, ho visto che stanno pubblicando abbastanza regolarmente, ma normalmente hanno degli up and down, loro ogni tanto si fermano, lavorano per delle stagioni, poi viaggiano, lavorano, però secondo me anche la gallina sta arrivando. Oh, qua, ve la faccio vedere. Gallina. Eccola qua. Dopo l'interruzione della gallina, dicevo, loro non sono regolari nel postare, adesso lo sono un po' di più. Tra l'altro stanno organizzando dei viaggi anche per il Marocco, gli facciamo anche questa pubblicità. Se volete, a maggio mi sembra hanno un gruppo che va con loro, che hanno fatto una bellissima esperienza l'anno scorso. Potete andare a vedere i loro video, se vi piace il modo che hanno di viaggiare, potete viaggiare anche insieme a loro in Marocco a maggio. Perché mi piacciono? Perché sono quelli che mi trasmettono di più. Emozioni, mi trasmettono molte emozioni, loro di fare video mi trasmette molte emozioni, anche loro sono molto bravi, loro fanno due tipi diversi di video, a volte fanno dei video racconti, quelli che facciamo tutti noi e quindi hanno una certa qualità, a volte fanno dei mini film, chiamiamoli, dove raccontano un periodo della loro vita in uno stato, in un paese. E quelli sono i video veramente che mi fanno emozionare tantissimo, per quello che secondo me loro meritano il mio primo posto. Ovviamente il mio primo posto non deve essere il vostro primo posto. Altri canali che voi conoscete benissimo, che conosco benissimo anch'io, che seguo, perché non li ho messi sul podio? Per la lunghezza dei loro video. Un video oltre i 20 minuti,
per me è difficile da digerire. Questa è una cosa personale e anche per quello che io faccio video sotto i 15 minuti, se riesco anche sotto i 10 minuti. Dopodiché, se capita l'occasione perché c'è da raccontare tanto, allora può essere un'eccezione fare un video lungo, ma i video lunghi è una cosa purtroppo che non riesco a digerire. Di conseguenza, la mia classifica è al terzo posto pari merito Lorenzo e Mattia, al secondo posto Nicolò, al primo posto una copia, quindi ricordati il giacchetto. Lasciatemi nei vostri commenti magari i vostri primi tre canali di viaggi preferiti, scrivete quelle 3, 2, 1, quali sono i vostri preferiti, quelli che vi piace seguire di più. Fatemi sapere se li conoscevate già questi che vi ho detto, probabilmente Nicolò Balini, il 99% di chi segue canali di viaggio di YouTube lo conosce, anche Mattia Miraglio perché comunque ha fatto una grandissima avventura camminando in giro per il mondo, magari Lorenzo un po' meno, anche se ha tantissimi iscritti, ha 75.000 iscritti, però come dico non è che pubblica molto spesso. E ricordami il giacchetto, invece loro stanno crescendo bene e gli auguro a tutti una buona fortuna. Io per questo video ho finito, qualcuno mi ha detto anche di fare gli altri due, magari in qualche giorno di pioggia che non potrò uscire, potrò approfittarne per raccontarvi quali sono le tre serie televisive più belle e quali sono i tre canali americani che seguo. Vi auguro un buon weekend. Ciao, ciao! Ah, tra l'altro non mi ero accorto, ma dietro di me si è arrivato anche l'altro gatto. Eccoli qua, i due gatti. Salutate! Miau! Miau! Miau, 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 miau.